Prima di iniziare, voglio precisare che in fondo alla descrizione troverete tutte le fonti scientifiche che ho adoperato per scrivere questo video. Iniziamo! Il tourniquet è uno dei presidi sanitari più antichi della storia, dato che si hanno delle fonti che ne indicano l'impiego già in epoca romana. Tourniquet è un nome francese che descrive perfettamente il meccanismo che adopera per arrestare le emorragie. Semplificando, possiamo dire che esso sia costituito da una banda di tessuto, che viene stretta attorno ad un arto, e poi ulteriormente serrata grazie ad una leva bloccabile da un gancio. I tourniquet da adoperare sono solo quelli raccomandati dal comitato TCCC del Joint Trauma System. Nel video io per esempio sto usando un Combat Application Tourniquet di sesta generazione. Primo caso. Se la ferita agli arti non è osservabile a pelle nuda e non vi è né il tempo né la possibilità di tagliare gli abiti per esporla, il tourniquet va collocato high and tight, ossia il più alto e stretto possibile, fino alla scomparsa del sanguinamento. Una volta chiusa la fascia velcrata, bisognerà girare l'argano fino all'arresto dell'emorragia e bloccarlo nella sua clip metallica. Fondamentale è il controllo del polso distale, che deve essere assente. Infine, riporre la restante fascia velcrata e chiudere il tutto usando la banda bianca. Ora il tourniquet è chiuso e sigillato. L'ultimo passaggio fondamentale è quello di apporre l'orario di applicazione. Se il flusso non dovesse arrestarsi, si potrà inserire un secondo tourniquet, invertendo però il verso della parte superiore. Il tourniquet high and tight però è da considerarsi una manovra solo temporanea e dovrà essere rivalutata il prima possibile, ma di questo ne parleremo in un video specifico. Secondo caso, se la situazione permette di esporre il sito e di identificare immediatamente l'emorragia, il tourniquet va applicato a 5-7 cm dalla ferita. Eh sì, anche su ossa doppie, ed esclusivamente su pelle nuda e con la medesima tecnica mostrata prima. La questione del posizionamento su osso singolo è stata smentita già da tempo per via di uno studio che venne condotto sui maiali, che però hanno un'anatomia diversa e le arterie chiaramente non sono situate nella stessa posizione. Inoltre non esistono studi scientifici che supportino tale teoria, mentre la linea guida è molto chiara rispetto all'applicazione più prossimale possibile alla ferita. Ovviamente il cut non va mai applicato sulle articolazioni e non si deve mai allentare per riperfondere l'arto. Questa tecnica è dannosa. È ampiamente dimostrato che il tourniquet possa essere tollerato al di sotto delle 2 ore se applicato correttamente. Questo è un tempo più che abbondante per l'ospedalizzazione nel contesto italiano. Il tourniquet comunque fa male e il paziente proverà molto dolore, assicurarsi perciò che non se lo rimuova. In conclusione, il tourniquet è un presidio salvavita che non va usato alla leggera, ma è indispensabile nella formazione extraospedaliera visti i risultati in letteratura. In Italia è ancora un argomento poco discusso, ma fortunatamente esistono delle campagne come Stop the Bleed che formano personale laico e professionista, eseguendo corsi di poche ore adoperando materiali validati e supportati dagli studi. Se sei stato formato diversamente e hai domande riguardo quello che ho detto, scrivilo pure nei commenti. E se sei realmente interessato, ti ho lasciato le fonti bibliografiche in descrizione. Detto ciò, grazie di aver visto questo video, ci vediamo al prossimo appuntamento sanitario. Ciao! Un ringraziamento particolare va agli amici della Dynamics Gym di Aosta che mi hanno permesso di registrare questo video. Ciao!